grazie di essere qui a Roma, Elon. Ha visto questa bellissima... È una vista incredibile, è una città bellissima, è fantastico. Fantastico, ma mi chiedevo, lei è l'uomo più ricco del mondo. Beh, non se paragonato ad alcuni sovrani, immagino. Ok, ho capito. Ma lei lavora 12 ore al giorno, prende l'aereo, viene qui fino a Roma, incontra tante persone, non possiede uno yacht. È vero. Ma qual è l'obiettivo della sua vita? Beh, il mio obiettivo forse può sembrare un po' esoterico, ma sto cercando di capire quali nostre azioni possono massimizzare un futuro positivo per la nostra civiltà. Descriverei la mia filosofia come una curiosità, ovvero cercare di capire la natura dell'universo. Nella misura in cui aumentiamo la nostra consapevolezza, allora potremo capire meglio la natura dell'universo. Quindi sono una persona molto a favore dell'essere umano, della consapevolezza. Ecco perché mi preoccupo sempre di aspetti come il tasso di natalità troppo basso. Si tratta di un grande problema. Lei è molto preoccupato di questa cosa. Per noi in Italia è un problema, il nostro tasso di natalità è zero. Dovete fare figli. Sul serio, è la prima frase che ha pronunciato in questa intervista e riguarda il tasso di natalità. È così importante per lei? È un problema enorme. Anche in America, o piuttosto è un problema globale questo. È un problema globale. Però lei non pensa davvero che gli esseri umani si estingueranno, che scompariranno? La tendenza è questa. Se si estrapolano le tendenze attuali, l'andamento è in quella direzione. Non solo, se non invertiamo la rotta, l'Italia scomparirà. Ma è terribile. Già, credo che l'anno scorso in Italia siano morte il doppio delle persone rispetto ai nuovi nati. È vero. Quello di cui mi voglio occupare. Elon, alcuni dicono che le persone che vengono da fuori possono mescolarsi con noi in Italia e così aumenteremo la popolazione. Non penso che l'immigrazione possa risolvere i problemi del mondo solo perché qualcuno fa figli. Francamente penso che si tratti più di una questione morale, nel senso, è giusto chiedere ai figli di qualcun altro di prendersi cura di te quando sarai vecchio? Perché questo è quello che effettivamente dicono quelli che scelgono di non avere figli. Qualcuno si prenderà cura di me. Questo non è giusto per me, non è corretto. La domanda è di natura logica, prendendo in considerazione l'intera portata della consapevolezza. Tutti noi abbiamo un po' di consapevolezza nella nostra testa e insieme abbiamo anche una consapevolezza collettiva. Dal momento che la popolazione diminuisce, si riduce anche questa consapevolezza collettiva e riduciamo la nostra capacità di comprendere la natura dell'universo. Ma è un problema politico? I governi devono affrontare questo problema o è una questione personale delle famiglie? Capisce cosa intendo? Non penso sia un problema legato alla politica. Penso sia una questione di... dire cultura è una semplice logica di base. Non credo ci voglia un dottorato per capire questo problema. È molto semplice. Se non nascono più bambini, non avremo più una popolazione. I bambini non sputtano dal nulla. Quanti figli ha lei? Io stesso cerco di dare il buon esempio. Cinque, quanti ne ha? Più di cinque? Di più. Di più? Ok. Sì, ho cinque figli più grandi che sono al college o in procinto di andarci, quindi sono indipendenti. Ma ho anche dei figli più piccoli. Lei sta facendo qualcosa per il mondo oggi? Sì, sto facendo la mia parte, il mio lavoro. Intendo affrontare questo problema seriamente. Perché qual è il futuro della civiltà? A un certo punto la civiltà morirà. Ok, ma la civiltà morirà all'improvviso o lentamente? Attualmente sta morendo agonizzante nei pannoloni per anziani, un finale desolante, quindi abbiamo bisogno di procreare. Bene, parliamo della sua società Tesla. Oppure non vuol parlare di auto? Sì, posso parlarne, ma dobbiamo ricordare che Tesla è una società quotata, quindi quello che posso dire è limitato. Ma non pensa che la transizione verso le auto elettriche possa rappresentare un problema in termini di produzione di energia elettrica? No, perché la grande maggioranza dell'energia terrestre, così com'è, prendendo la Terra nel suo insieme, quasi tutta la sua energia è solare.
La Terra è già quasi interamente alimentata dall'energia solare. Se non fosse per il Sole saremmo un mondo scuro e ghiacciato con una temperatura compresa tra i 3 gradi circa e lo zero assoluto. Il Sole è l'unico motivo per cui non siamo un mondo scuro e ghiacciato. L'energia che dal Sole raggiunge la Terra è pari a 1 gigawatt per chilometro quadrato. Questo è il massimo dell'energia. Quindi se l'unica fonte di elettricità fosse quella solare, potremmo alimentare più volte la nostra attuale civiltà. Anche se fosse l'unica fonte di energia quella solare, quindi non vedo problemi legati all'energia. Però noi non abbiamo le tecnologie per conservarla e utilizzarla adeguatamente. Serve l'energia solare ed eolica, un mix delle due fonti rinnovabili. Io sono anche a favore del nucleare, ma con il sole e il vento è possibile utilizzare le batterie per immagazzinare l'energia elettrica per i momenti in cui non splende il sole o non c'è il vento. Ad ogni modo, se abbiamo questi 3 pilastri per un futuro energetico sostenibile, ovvero una generazione di energia sostenibile, principalmente solare, eolica e altre fonti, le batterie per immagazzinare l'energia e il trasporto elettrico, allora avremo un'economia energetica sostenibile per il futuro. Elon, perché ha dedicato molto del suo tempo e non so se anche del suo denaro a questa avventura che è SpaceX? Perché di Tesla abbiamo parlato, ce l'ha appena spiegato, ma perché SpaceX? Perché con SpaceX possiamo rendere la vita multiplanetaria. È questo il motivo per cui, in tutta onestà, i nostri razzi sono sovrapprogettati per mettere solo dei satelliti in orbita. Possono fare molto di più, perché stiamo cercando di sviluppare la tecnologia per dare vita a una civiltà autosufficiente su Marte. Ma mi dia almeno un lasso di tempo, cosa di plausibile quello di Marte, capisce che per noi si tratta di una cosa incredibile. Se non ci togliamo dal sole va a finire che mi scotto. Forse possiamo, ok. Ok, stavamo parlando di Marte. Sì. L'obiettivo di SpaceX è portare la vita oltre la Terra e renderla multiplanetaria. Questo è coerente con il concetto di ampliamento della consapevolezza. Attualmente, sebbene si parli di UFO e cose simili, almeno personalmente io non ho prove dell'esistenza degli UFO. Non ho prove dell'esistenza di intelligenza aliena, questo significa che potremmo essere soli, vede? Questa consapevolezza è come una candelina in un'immensa oscurità che ha cominciato a crescere solo di recente. La scrittura, la prima forma di scrittura risale a 5.000 anni fa, forse 5.500. Possiamo dire che forse quello è stato l'inizio della civiltà e che la Terra ha circa 4 miliardi e mezzo di anni. Quindi la civiltà esiste solo da 1/1000 dell'esistenza della Terra. È davvero pochissimo, pochissimo. Non è niente nella vita nel mondo, effettivamente. Esatto, non è niente. Siamo come un lampo nel buio. Tutta la civiltà umana è come un lampo nel buio. Davvero? Oggettivamente è così. Se pensiamo che la civiltà esiste solo da 1/1000 dell'esistenza terrestre, non è niente.